Questi ragazzi sono Sante, sono qui per spiegarvi la sezione role game dei Rolling Games. Oggi vi parlerò dei piani. Il precedente video, se non l'avete visto, andatelo a vedere, riguardava il piano materiale. Il piano materiale, quello che conosciamo noi, l'universo, dove viviamo noi, la Terra. Ci sono i piani. Cosa sono i piani? I piani sono delle altre realtà, possiamo definirle così, dove le regole di umanoidi, le razze che ci vivono, hanno un modus operandi diverso rispetto a quelle che vivono nel piano materiale. Partiamo innanzitutto con i piani più limitrofi, più al centro. Mettiamo al centro il piano materiale e poi andiamo verso l'esterno. I piani più limitrofi sono due, e sono in alto la selva fatata e in basso la coltre oscura. Sono dei piani limitrofi, appunto, che significa che sono molto simili al piano materiale, sono quasi dei mondi uguali ma alternativi, ovvero le stesse strade, stesse città, stesse montagne, stesso ambiente, solo che se andiamo verso la selva fatata sono dei posti belli, lussureggianti, dove ci vivono creature magiche, fatate per appunto, come gli elfi, gli alti elfi o centauri, le fate. Se andiamo invece in basso verso la coltre oscura ci vivono creature un po' più terrificanti, mettiamola così, è un po'... avete presente il Boogeyman? La coltre oscura è famosa adesso nel mondo, è mainstream, è diventata mainstream grazie a Stranger Things. Il mondo del sottosopra non è nient'altro che la coltre oscura, quella su D&D. Oh, Guy, ma tu hai visto alla fine Stranger Things? Sì, certo, delle due serie. Ma non ti è sembrata una cagata la storia del Demogorgon, Cazzo dici io? È una figata il Demogorgon, cazzo dici? Ma che è una figata? Una creatura fantastica. Ma che fanda, sì, c'è due cose e muore, dai. E due che? Io... Ti devi? Cazzo fanno? Metano, aiuto! Metano! Ti faceva schifo il Demogorgon? Attaccati, mo! Proseguendo oltre abbiamo il piano etereo. Allora, il piano etereo è una zona di nulla, fa da passaggio, tra transizione tra questi primi piani che vi ho parlato e i piani più interni, che sono i piani elementari. Sono quattro piani più famosi, con i quattro elementi di Archimede: acqua, aria, terra e fuoco. Al loro interno vi vivono le creature elementali, a volte sono senzienti, altre volte no. Di solito succede che queste creature vengano evocate nel piano elementare tramite, ad esempio, i maghi, e vengono appunto convocati, gli elementari belli cazzuti, che ci piacciono a tutti. Ma oltre a loro ci sono anche delle creature che hanno un aspetto più umano, come le Nemesi, che anzi sono un incrocio fra un essere umano e un elementare, e ci sono città. Oltre a distese di fuoco e di fiamma, ad esempio, che possiamo immaginare nel piano del fuoco, c'è la città di Ottone, dove ci vivono gli Efriti, i mostri di fuoco. Tra un piano e l'altro, tra un piano della terra, del fuoco, dell'acqua e dell'aria, ci sono dei piani di transizione, ad esempio cenere o fango, insomma, quando si mischiano gli elementi sembra ci sta a giocare a Pokémon. Andiamo oltre, andiamo sempre verso più l'esterno di questo guscio. Abbiamo superati i piani interni e i piani elementari, andiamo nel mare astrale. In questo mare astrale, che è una specie di enorme via lattea, mettiamola così, dove non c'è nulla, è un po' come uno spazio vuoto, transizione, dove appunto ci si va per arrivare a questi altri piani, e di solito non è abitato da nessuno, anche se si possono incontrare dei mostri terrificanti o ad esempio si possono trovare delle creature che vengono evocate nel piano materiale, la pantera di Drizzt. Guardate, mi sei uscito? Sì, allora non la potrei, guardate. Una ragazzata. Vabbè, ragazzata, ho fatto. Senti, Sandie, la pantera come si chiama? Guenguiva. La pantera è facile. Ho tutto questo con due schiaffi in giro. Hai dietro di me? Aitano, aiutami stavolta! Hai detto che era una cazzata, era più facile. Non è vero! Morde? Cazzi tu. Abbiamo i piani dell'ordine e di rispecchio i piani del caos. Piani positivi e piani negativi. Piani dell'ordine c'è Meccanos, ci sono queste creaturine che sono tipo dei robot, sono dei robot senzienti che hanno un ordine della grande ruota, non si sa cosa sia questa grande ruota, che deve mantenere l'ordine nell'universo. Quindi poi abbiamo Arcadia,
Monte Celeste, Vistopia, Elysium, le Terre Bestiali, Arboria, Yasgard. Nei piani positivi abbiamo gli dei buoni, Pelor, Corlon, vivranno tutti in uno di quei piani che vi ho citato, ma non ci sono solo per forza solo gli dei. Paradiso, ad esempio, abitato dagli angeli, dove vanno le anime buone, si trova qui. Poi, discendendo e partendo dalla parte caotica, abbiamo appunto il limbo dovreste ben capire cos'è. Poi abbiamo l'abisso, i nove inferi, Pandemonium, l'Ade, il Gehanna, l'Acheronte. Però mettiamo un po' di lore, vi ho detto che ci sono gli dei nella parte positiva, nella parte negativa che cosa abbiamo? Beh, vi ho detto i nove inferi, quindi appunto abbiamo l'inferno, il famoso inferno, governato dai duchi. E poi abbiamo l'abisso, governato da dei capi demone. C'è una guerra interna tra l'abisso e i nove inferi, una guerra eterna veramente, è iniziata da quando esistono i piani. Oltre questi piani esterni c'è il reame remoto. Del reame remoto non si sa molto, è un luogo un po' fittizio dove non ci si può andare, perché se le creature, anche un dio, se andasse in questi piani remoti, in questi reami remoti, impazzirebbe. Lì non solo le leggi fisiche non rispettano quelle dei piani materiali, ma sono proprio le leggi della mente che trascendono. I reami remoti ripescano molto da Cthulhu, o comunque anche dalla paura dello spazio, dagli alieni. Ce l'ho fatta! Vincitore! E due! Etano! Zia! Cthulhu regna! Etano? Il sacrificio andava fatto! Dal reame remoto vengono tutte quelle creature spaventose che non sono simili alla Croce Oscura, sono ben oltre lo spavento semplice, proprio terrificanti, mostruose a dir poco. Ad esempio Lilithid, i Manflyer avevano appunto messo sotto schiavitù la razza degli Zarei, che poi si è ribellata ed è scappata dalle mare astrale. Abbiamo i Beholder. Tra il reame remoto e i piani esterni abbiamo le terre esterne, che sono molto simili a un piano materiale, ma che è a ruota. Sì, praticamente se tu viaggi in questo mondo ti sembra di girare a tondo, e in questo mondo c'è forse la città più importante extraplanare che sia conosciuta, ovvero Sigil, la città dei portali. Di solito ci si fanno delle campagne su Sigil, e qui in questa città ci sono appunto portali ovunque, portali che non si sa neanche dove portino, ma non è un classico portale alla World of Warcraft, cioè questi portali ve li potete ritrovare aprendo una porta, aprendo una cesta della frutta, cioè ovunque, e bisogna avere la chiave naturalmente. La città dei portali è governata dalla signora del dolore, che non è un dio, ma è antica quanto gli dei. Non si sa, è una delle cose più fittizie di D&D, non si sa chi sia, è un'entità importantissima, è antichissima, e non si sa qual è il suo scopo, si sa solo che regge e governa Sigil. Ma quale signora del dolore? Ma che l'uomo del dolore? La donna è buona solo per fare una cosa, dai, su! Ma quale signora? Questi bracci! Cosa dici? Che è buona a fare che? Signora del dolore, cosa l'uomo? Cosa è buono del dolore? Corri a via! Muoviti! Aia! Questo è tutto, vi cito soltanto che tutto questo potete trovarlo sulla official di D&D, c'è una piccola appendice sul manuale dei giocatori dei piani che è molto scarsa. Uscirà il tomo di Mordor Gaisen in America maggio-giugno, mi sembra, qui da noi credo nel 2019, temo, e lì ci sarà, gli spiegherà per bene ogni piano, tutta la nuova lore, la vecchia lore dei piani, i nuovi mostri e addirittura anche delle nuove classi e razzi che potranno essere aggiunte alla 5.0. Noi il tomo appena uscirà cercheremo magari anche di averlo un po' in anteprima, lo porteremo, ve ne parleremo, perché possiamo dire che è il quarto tomo base, perché veramente è importante, i piani sono importanti nel mondo di D&D, soprattutto se vuoi fare delle avventure di livello 20, a livello epico. Sapevo che veniva un po' messa in dubbio questa quinta edizione appunto perché non c'erano cose per quando una volta arrivati all'endgame, una volta arrivati a livello 20, mancava il materiale, sta per arrivare il tomo di Mordor Gaisen, quindi ne parleremo tutti quanti assieme qui sul canale di Rolling Games. Mettete un mi piace, condividete, scrivete, commentate, ditemi se ho detto delle cagate, è possibilissimo, soprattutto i nomi, scusatemi. A presto, ciao ragazzi!